Ragazze, ciao a tutte e bentornate. In questo video è un video haul, un video in cui vi faccio vedere diversi acquisti che ho fatto ultimamente per quanto riguarda il make-up. E inizio subito perché sono diversi. Allora, li ho fatti su tre siti. Sephora, un sito che poi vi farò vedere, che si chiama La Rosa Canina Bio Boutique, che l'ho qua nel tablet e vi farò vedere. E poi su una farmacia, insomma, vi faccio vedere quello che ho acquistato. Poi tanto sotto nell'info box vi metto tutti i siti dal quale ho acquistato, che mi sono trovata stra benissimo. Allora, partiamo con una collezione che è già uscita da un po', suppongo, già un po' che gli stavo dietro. Sto parlando di Nabla. Di Nabla, di questa linea che si chiama Close Up, e vi faccio vedere cosa ho acquistato di questa linea. Allora, sono usciti diversi correttori, io ne ho presi tre, li trovate già aperti perché ho già iniziato un po' a testarli. Ne ho presi tre, di tre colorazioni ovviamente diverse, di cui uno è Light Peach. E cerco di farvi vedere la colorazione. Eccolo qua, questo è il Light Peach. Poi ho preso il cream beige. E anche di questo vi faccio vedere la colorazione. Ha un pennello molto 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 ciccioso, fantastico. Ne basta veramente poco perché è super coprente. Questo qui è il cream beige. Cerco di girarvelo meglio. Ok. E poi ho preso il Golden Beige. Poi ne volevo prendere anche Ivory, ma non c'era, era finito. Quindi non l'ho potuto prendere. Questa è la boccettina. Il packaging è molto molto carino. Dentro quanto prodotto c'è? 4 ml da un pound di 12 mesi. E vi faccio vedere la colorazione anche di questo. Ed è questo qui. Queste sono le tre colorazioni che ho preso. Ragazzi, è veramente molto molto coprente, è fantastica. Addirittura questo tipo di correttore è paragonato al correttore della Tarte, che io non ho. E si stende bene, molto cremoso, non segna poi così tanto una volta che andate a fissarlo. Mi ci sto trovando molto 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 bene, fantastico. Guarda, le piglierei tutte, anche quelle nere, che quelle marroni scure che userei come contouring, ma è veramente fantastico. Il pack è veramente carinissimo. E questi sono i correttori, ripeto, sono full coverage, sì, infatti lo dice anche qua, e confermo, sono molto 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 coprenti, fantastici. Poi sempre di Nabla sono andata a prendere questa qua, che praticamente è la polvere fissante. Vi faccio vedere anche il dietro. Eccolo qua, ed anche questa mi ha stra stupito perché ne ho sentito parlare benissimo in tanti altri video e mi ha veramente stupito, perché è molto sottile, quindi non va a dare quell'effetto polveroso al viso, fantastica, veramente fantastica. Poi è veramente un bel boccione. Questo qui è un pound di 18 mesi ed è 30 grammi, ben 30 grammi di polvere.
il dentro è fatto così. Quindi mettete un po' di polvere nel tappo e lo andate ad applicare o col pennello, con la spugnettina, quello vedete voi. Ha un profumo buonissimo, veramente buono. E anche con questa l'ho già iniziata ad usare, mi ci sto trovando molto bene rispetto a tante altre cipre che ho. Poi sempre di Nabla ho preso il pennellino, questo è un pennellone, anche questo è uscito della linea Close Up, e questo qui praticamente lo uso per la cipria, per andare a togliere anche l'eccesso della cipria. Lo potete usare come contouring, per il blush, insomma questo qui è un pennello, diciamo, multiuso, ha questa forma, multiuso, molto morbido, fantastico. E questo, non mi ricordo i prezzi, ragazzi, dovrei andare a vedere sul mio account. Ora, se riesco ad aprirlo, vi dico anche i prezzi, così almeno, tanto comunque se vi metto il sito sotto nell'info box e da lì potete cercare qualsiasi cosa. Allora, ho sbagliato, vediamo se me lo apre. Comunque, andando avanti, poi dopo vi do tutti i prezzi. L'ultima cosa di Nabla che ho acquistato è la sponge make up, la blend, eccola qua. Anche questa, come vedete, è usata, perché anche questa la sto usando. Ho diverse spugnettine io, a parte l'unica spugnettina che ho è l'originale, la Beauty Blender, quella francamente non l'ho comprata. Allora, è morbidissima, molto 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 morbida, gente, cioè fantastica. E poi è una grandezza giusta, quindi andate bene anche nel contorno occhi, io ci faccio comunque sia tutto il viso, ci stendo il correttore, cioè è fantastica, morbidissima. Io anche questa ve la stra consiglio. Non so com'è la Beauty Blender originale, però questa è stupenda, stupenda, morbidissima. Poi anche questa c'ha un profumo, non so, è tutta profumata questa linea. Allora, praticamente i correttori li ho pagati 15,90 € l'uno. Poi abbiamo la spugnetta 8,50 €. Poi abbiamo l'appiccio, che è sempre golden. Ok, la polverina, quindi la powder brush. No, il brush no. Sì, dovrebbe essere questo. Fatemi controllare meglio, Sponge, l'appiccio. No, infatti ho sbagliato, perché il brush è il pennello. Allora, questa qua, quindi, che è la polverina, 18 €. E appunto, invece, il powder brush, che è il pennello, è 14,50 €. Questi sono i prezzi. Andando avanti, sempre sul solito sito, ho acquistato questa. Questa è di Neves Cosmetics. È una cipria. L'ultima cipria uscita di Neves Cosmetics dice cipria flat perfection fluffy, o fluffy, fluffy, no, forse fluffy matte. La fluffy matte è una cipria compatta ed è meravigliosa anche questa, eccola qua. Non so come riuscire a farvela vedere al meglio, spero che la vediate. Allora, appunto, come dicevo, è una polverina matta, quindi che va a opacizzare. Questa qui è 8 grammi da un pound di 12 mesi. Vi faccio vedere anche il dietro, qualcuno interessasse. Ed è anche questa, è strabonissima, perché ha un finish, cioè, ragazze, molto 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 sottile, è impercettibile. E anche questa sul viso non vi fa l'effetto polveroso, non vi va ad evidenziare niente, anzi, semmai vi lenisce proprio la pelle, i pori dilatati, cioè fantastica. Anche questa per tutto il viso la trovo ottima, ottima, ottima.
Non la metto nel contorno occhi perché comunque sì, essendo matte, non vorrei mi andasse a seccare troppo la parte contorno occhi che io ho secca. Quindi questa la uso per tutto il viso, meravigliosa. E questa l'ho pagata 11,92 euro. Andiamo avanti. Sempre su questo sito ho acquistato due pennelli di Puro Bio. Come sapete, io mi sono stra super innamorata dei pennelli di Puro Bio perché hanno un prezzo giusto e sono degli ottimi pennelli con setole morbidissime, cioè mi ci trovo da Dio, veramente da Dio. Ne ho già acquistati altri e piano piano penso che prenderò tutta la linea. Allora, partiamo con questo pennello che praticamente me l'hanno mandato col cappuccino, ma era senza scatola, quindi comunque sia il pennello numero 2, è questo pennello angolato e l'ho pagato, vediamo un po' se lo trovo, 14,50 euro, no, 11,82 euro, scusate, è lo 02, sì. Ok, e praticamente lo potete usare anche questi qui, sono pennelli multiuso, quindi lo potete usare per il blush, lo potete usare per il contouring, quello vedete voi come vi torna meglio. Io lo uso per il contouring, mi piace usarlo per il contouring, però insomma per un po' di illuminante, quello lo vedete voi e questo, ripeto, è il numero 2. Poi ho preso questo, che invece questo è quello piatto, con le setole corte e molto molto fitte, quindi questo per il fondotinta e questo qua l'ho pagato 13,26 euro e questo è il numero 3. Anche questo è fantastico, quindi se volete una super copertura del fondotinta, cioè col pennello, poi appunto avendo le setole molto fitte, molto unite, cioè andate a stenderlo che è una meraviglia, quindi anche questo ve lo stra consiglio. E poi questa invece è la scatola cera, appunto, ideale per i fluidi, polvere compatte o minerali, che la scatolina era questa, pennello delle setole piatte e corte che permettono di ottenere una copertura intensa, ideale per l'applicazione dei fondotinta fluidi minerali e ciprie. E questo è il numero 3 della Puro Bio, che ha tante cosine. Ora poi è uscita anche la linea nuova della Puro Bio che praticamente ho fatto l'ordine 2 giorni dopo è uscita la linea nuova della Puro Bio che ovviamente ho acquistato e quando mi arriverà ve la farò vedere. Poi andando avanti, sempre della Puro Bio, ho acquistato diverse cialdine in versione refill perché volevo prendere anche la loro palette calamitata che mi sono scordata, quindi quella sono andata qui nel negozio della mia zona e l'ho presa da Wicon, dove dentro possiamo andare a mettere le nostre cialdine. Me l'ero scordata praticamente di prenderla e infatti poi l'andremo a mettere. Quindi tornando a quello che ho preso da Puro Bio, ho preso l'indissolubile Compact Powder, che è questa qua. Ripeto, in versione refill e questa l'ho pagata 7,57 euro, è la numero 2. L'apriamo, vi arriva ovviamente in versione refill. Andiamo ad aprirla, sempre che ci riesca. Ed eccola qua. Ripeto, questa è la numero 2, vi faccio vedere la colorazione. Quindi è leggermente coloratina, proprio leggera, 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 leggera. E intanto la vado già a posizionare nella mia super palette con la calamita. Eccola qua, posizionata. Andando avanti, ho preso un illuminante che è questo sul rosa. E anche questo è l'illuminante numero 2. Sì, intanto apriamo. Ecco, comunque c'è scritto qua. Andiamola ad aprire. Allora, questa cipria all'indissolubile ancora non l'ho usata. Quindi, scusate, non vi so dire grandi cose.
l'ho solo swatchate, anche l'illuminante l'ho solo swatchato. Vediamo se riesco a non fare danni, a non bucarla con le unghie, appunto. Eccola qua, questa, anche qua in versione refill, è questo numero. E guardate com'è super, super, cioè sbrilluccicosa. Meravigliosa. Fantastica. Spero che riusciate a vedere il meglio possibile. Tra poco, la prossima settimana, mi arriveranno, spero, la prossima settimana, le luci che metterò davanti. Quindi magari riuscirete poi a vedere anche meglio con la luce posizionata in una maniera decente. Vi rifaccio vedere l'illuminante. Guardate come sbrilluccica. Ho anche un taglio sulla mano. Vabbè, quello non so nemmeno dove me lo sono fatto. Poi ho preso due blush. Allora, il primo è lo 04. Eccolo qua. Lo andiamo ad aprire. Ed è bellissimo, molto intenso. Vi faccio vedere la numerazione. E questo è il colore, eccolo qua, e lo andiamo a mettere questo molto bello, però no, ancora non l'ho provato sul viso, comunque sia vi farò poi sapere come mi sto trovando con questi, ma sicuramente bene, perché la Provio mi sta piacendo tantissimo. Quest'altro invece l'ho usato, ce l'ho su adesso, non so se si vede, ce l'ho su adesso. Questo è il blush 02, lo andiamo ad aprire, eccolo qua. E andiamo a swatchare anche questo, lo mettiamo accanto all'altro, è ovviamente un pochino più delicato, eccolo qua, e questo mi piace tantissimo. Ok, per quanto riguarda la Puro Bio è tutto ciò che ho acquistato e mi sembra sufficiente. Tanto poi prossimamente mi arriveranno anche le nuove uscite. Una cosa che provai in negozio, che però ancora non ho acquistato, sono i loro rossetti. Ora appena avrò l'occasione, che quelli mi piace vedere la colorazione dal vivo, e per quelli che non l'ho preso online, lo voglio prendere il rossetto, perché lo provai in negozio e lo lasciai su, finché poi non è andato via da solo, ed è morbidissimo. Super pigmentato, sembra nemmeno di non averli. Ora, nell'ordine che ho fatto, ora ne ho preso uno o due addirittura della nuova collezione, quindi sono curiosa non vedo l'ora che mi arrivino, perché sono stracuriosa di provarli. E questa, ragazza, è la mia palettina, com'è carina, fantastica. La palettina esterna mi sembra l'ho pagata 6 euro, 7 euro, non ricordo, però l'ho preso nel negozio che ho qua nella mia città. Ok, andando avanti, ho fatto l'ordine su Clio Makeup. Da quant'è che volevo fare l'ordine da Clio? Francamente ci sono un po' rimasta male, nel senso che è tutto sold out, quindi tante tinte, tanti Creamy Love che volevo prendere erano sold out, quindi praticamente ho preso gli unici due che c'erano nella colorazione, del Creamy Love e del Liquid Love. Purtroppo non c'era scelta e mi è dispiaciuto tantissimo. Allora, partiamo dal Creamy Love. Il Creamy Love che ho preso è Mia Amor. Va bene, ha questo pack fantastico. Vabbè, insomma, questo pack,
Guardate com'è carinissimo, è veramente dolcissimo. E questo qua è quello che ho su adesso, praticamente. È questo. È molto morbido, non si sente, sembra di non avere niente sulle labbra. Lo sto trovando fantastico, veramente fantastico. E spero che presto tornino anche gli altri reperibili, perché mi piacerebbe acquistarne altri. Ragazzi, ve lo straconsiglio, perché veramente ora la suda da un'oretta all'incirca e mi ci sto trovando, cioè, stupendo. Sembra proprio di non averlo, morbidissimo, idrata le labbra, lo trovo super fantastico. Allora, non ho guardato nemmeno gli ingredienti, però sicuramente c'è qualcosa di idratante dentro, c'è, perché lo trovo troppo morbidissimo, veramente. E poi sembrerebbe vegano, addirittura qua dice, fantastico. Sì, comunque ve lo stra consiglio. E questo qua francamente non ricordo il prezzo, però vi metto sotto il sito di Clio Makeup, in maniera che possiate andare a vedere direttamente i prezzi. Comunque mi sembra boh sulle 10 euro, 13, non ricordo con precisione. Poi ho preso, come vi ho detto, un Liquid Love. L'unica colorazione che c'era era Play Hard. Il pack è questo qua. Cioè, ragazzi, è carinissimo. Veramente, veramente carino. Ed è un rosa molto, molto, molto bello. Mi piacciono, cioè, sa di gelato, di crema. È una cosa meravigliosa. Ed è questo. Cioè, molto, molto, molto bello. Cioè, questo qui l'ho scelto perché poi era l'unica colorazione che c'era, ma sono felice che fosse l'unica colorazione che c'era, quindi mi ha costretto a prendere questo, perché è una colorazione stupenda. Allora, questo asciuga, questo in versione matte. Anche questo l'ho già provato, lo portate super, super, super bene e dura comunque sia parecchio tempo. Quindi anche questa linea, appena riassortirà il sito, ne prenderò altri colori, perché è fantastica, veramente fantastica. Quindi super, 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 super promossi al primo colpo. Andando avanti, ho preso un rossetto e un matte per labbra della Too Faced. Allora, il primo che ho preso è questo qua. Qui vi lascerò il link di Sephora dove troverete la Too Faced. La colorazione è questa, perché io, come sapete, sono amante, stramante dei nude. Mi piacciono tantissimo. Anche questo l'ho usato, l'ho portato ieri tutto il giorno e nonostante sia un rossetto, comunque sia cremoso, dura tanto. Mi viene a tossire, dura tantissimo. Allora, peccato che l'ho già usato, perché qui in cima praticamente aveva il simbolo della Too Faced, quindi quella F carinissima stampata in cima al rossetto, però l'ho già usato e quindi insomma è già andata via. Però guardate com'è carino, cioè tutta la parte del rossetto, cioè è fantastica. Veramente la Too Faced ha queste accortezze, queste cose nell'estetica, nel fuori, insomma, del prodotto, che è fantastica. Anche questo ha un profumo buonissimo di pesca. Di pesca, perché non so, sì, mi sa che faceva parte della linea pescata, Peach. Non lo so, non ve lo so dire con precisione, però sa di pesca, quindi buonissimo, cioè fantastico. E questo non ricordo il prezzo, ragazzi, perdonatemi, ma non ricordo il prezzo. E poi ho preso la tinta, che è lei. Questa ancora non l'ho usata, quindi non vi so dire tanto di più al momento. È la numero 07, appunto, è un rossetto liquido matte. Questa qui era Limited Edition, addirittura non so se fa parte addirittura di una collezione di Natale, cioè vi direi una stupidata.
che è molto probabile. Quindi non so nemmeno se su Sephora la troverete sempre. Allora, praticamente questo è il pack. E questo ve lo metto di qua. E il rossetto. Io non sono amante di queste tinte molto scure, però appunto perché non ne ho nemmeno una, volevo provarne una. C'è la mia bimba, zitta, 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 zitta. Volevo provarne una e questa è la colorazione. Quindi è una colorazione marrone prugna, visto che andrà tanto quest'inverno, ho preso questa colorazione. Dimmi, amore mio. Io voglio sedermi accanto. Vieni qui accanto a mamma, vai che tanto mamma ha finito il video, vieni qua. No, no, vieni qua, guarda un po'. Deve venire qua. Allora, ragazze, mancano due prodotti che ho acquistato. Questa qua praticamente le ho acquistate su un sito di farmacia online, perché c'erano anche in farmacia nella mia città, però venivano un po' di più. In farmacia venivano quasi sulle 19 euro, sul sito lo pagate 16 euro e qualcosa. Quindi le ho acquistati sul sito. Praticamente sono due correttori correttivi della linea Derma Blend della Vichy. Allora, l'ho preso nella colorazione aranciata e nella colorazione gialla, perché il mio cruccio sono le mie occhiaie, che le ho veramente pesanti, veramente tanto pesanti. Quindi le sto testando. Quindi ancora non vi so dire, l'unica cosa che vi posso dire è che funzionano, perché vanno veramente a contrastare le mie occhiaie, specialmente quella arancia fantastica. Allora, praticamente il pack è così, è in questa boccettina, è in crema. Allora, praticamente sono 4,5 grammi di prodotto e non trovo altro. Quindi non ha pound, non ha scadenza, non vedo niente. E appunto il costo sul sito dove l'ho presa è intorno alle 16 euro e qualcosa. Le colorazioni sono arancio, gialla, verde e viola ovviamente, però a me mi interessavano in particolar modo queste due, perché avevo già preso due correttori correttivi della linea Puro Bio, che francamente quelli dovrò bocciarli perché non mi hanno fatto entusiasmare. L'ho presi verdi e arancioni, specialmente quello arancione. No, assolutamente no, quindi ho optato per queste due cosine. Allora, questa è la colorazione dell'arancio e vi faccio la consistenza molto 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 cremosa, quindi questo andatelo a fissare, perché se no vi va a giro ovunque, e ve lo faccio vedere sulla tinta per farvi vedere quanto schiarisce, e poi ve lo faccio vedere anche sotto, così vedete realmente il colore. Questo è quello aranciato, quindi non ha numeri, però tanto sono quattro colorazioni, amore mio, dimmi. Ed è questo aranciato. Sì, amore, vuoi rispondere te? Aspetta, faccio vedere l'ultimo correttore e poi ti faccio rispondere, va bene? Poi dicevo, ho preso quello giallo e ancora quello giallo non penso nemmeno di averlo usato. Allora, se è sempre il solito pack, non l'ho usato, è ancora nuovo. Eccolo qua, questo è quello giallo e andiamo. Li ho presi cremosi perché tanto ora, visto che si va nella stagione invernale, visto che c'è un contorno occhi abbastanza secco, insomma. E questo è quello giallo. Allora, a primo impatto devo dire che trovo degli ottimi prodotti, però prima di dirvi qualcosa in più, la coprenza c'è. Assolutamente, cioè il contrasto, la correzione del difetto, in questo caso delle occhiaie, c'è assolutamente. Però insomma, vediamo poi come si comportano usandole. Amore mio, poi trovate dentro la scatolina
il bigliettino e allora qua dice per nascondere l'iperpigmentazione. Allora, questo è quello, vediamo un po'. Amore, aspetta un attimo, qua si è rotta. Macchie scure, cicatrici scure, però questo qui, sì. Ok, deteggere bene la pelle, applicare l'idratante abituale, ok, applicare con un pennellino una piccola quantità di correttore sulla zona interessata, sfumare, picchiettare dolcemente, sfumare, ripetere per rinforzare la copertura se necessario, ma basta anche un'applicazione. Per un make-up perfetto, applicare un sottile strato di fondotinta per uniformare l'incarnato. E una foto. Testato su pelle sensibile, il quale... Oddio mio. Ho dato un calcio alla fotocamera. Scusate. Allora, testato sulla pelle sensibile, ipoallergenico. Formula per ridurre i rischi di allergia. Attenzione a non applicare sulla pelle lesa. Vabbè, quello come ogni qualsiasi... prodotto. Allora, tonalità albicocca, che è quella arancia, per nascondere, vabbè, ok, macchie scure, cicatrici scure, eccetera eccetera. Poi tonalità gialla per coprire le discromie tendenti al blu, capillari, occhiaie, lividi, post chirurgi. E poi c'è tonalità verde, cicatrici di acne, rossori, arrossamenti per quanto riguarda le cicatrici, cuperosi, insomma tutto ciò che è rosso. E invece per ravvivare il colorito spento o giallastro utilizzare tonalità viola. E questo è ciò che dice. Ragazze, per quanto riguarda il mio mega haul è tutto, vi ho fatto vedere qualsiasi cosa, spero vi sia piaciuto, come vi ho detto vi lascio tutto nell'info box, tutti i siti, tutto quanto, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze!